Il carnevale, così come lo si vede, come lo vediamo oggi, è stato ripreso una ventina di anni fa e viene potenziato ogni anno con nuove maschere, nuovi soggetti. Ma per la verità il carnevale di Valtorta, quello tradizionale che quindi abbiamo visto oggi, è molto antico, si svolgeva sicuramente già nell'Ottocento e anche nel Novecento. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale era stato un po' dimenticato sull'onda un po' della mania di sviluppo, di progresso che aveva pervaso anche la comunità di Valtorta. Ripreso, come dicevo, una ventina di anni fa, ripropone un po' le caratteristiche del paese. È tipico perché non esistono di uguali nella provincia di Bergamo, è tipico perché riproduce gli elementi della vita del paese così come erano figurate nei secoli, quindi c'è il contadino, c'è il pastore, c'è lo spazzacamino, c'è la levatrice, la comare, ci sono le bambine che portano la gerla. In pratica era la vita tipica del paese di Valtorta. Davanti a tutti c'è il vecchio, praticamente il capo del villaggio, la persona più qualificata che guida questa gente che percorre le vie del paese festante, riproducendo un po' la loro storia. Solo che poi ogni tanto, durante questo percorso, questo corteo variopinto e festoso, ogni tanto fanno capolino o arrivano un po' minacciosi i diavoli che con il loro randello vorrebbero scompigliare la tranquillità del paese. È il vecchio che col suo randello riesce a tenere a bada questi diavoli e ristabilire un po' la tranquillità, la pace in questo paese. Questa è un po' la filosofia del carnevale. Il carnevale tradizionale di Valtorta si colloca un po' nella serie delle iniziative che il comune, il paese, sta organizzando da anni per dare nuova vita, per dare nuovo impulso, nuove risorse a questo borgo che ha un po' di problemi perché si spopola, perché attività economiche sono poche e ultimamente, cioè in questi ultimi anni, questi ultimi 10, 20, 30 anni, ha puntato proprio a valorizzare le proprie tradizioni, che si riconoscono nell'ecomuseo, nel museo etnografico e nel recupero di vari luoghi storici. E anche il carnevale serve proprio a dare vita a questa comunità, per sentirla unita, per farsi conoscere al di fuori anche proprio da questo piccolo mondo, in modo da poter avere delle prospettive del futuro, anche perché purtroppo il paese si spopola, i giovani se ne vanno e questo carnevale può essere un tassello per costruire, come dicevo, il futuro. Ecco. Siamo all'interno dell'ecomuseo che abbiamo inventato circa 15-20 anni fa,
Valtorta è un paese di montagna e quindi un paese piccolo distribuito in 6 frazioni, distante una dall'altra chilometri, 2 chilometri, 1 chilometro, 15 chilometri, quindi con notevoli difficoltà di aggregazione. Non c'erano momenti di aggregazione, un paese senza anima, senza amore, senza solidarietà, senza amicizia, non può stare in piedi. Col carnevale è uno degli strumenti, delle iniziative che mette assieme tutti. Il paese di Valtorta poggia su 3 elementi che sono il ferro, il formaggio e il diavolo. Il ferro è il discorso dell'attività tradizionale della metallurgia, c'erano parecchie fucine di ferro in questo paese, e il formaggio che era proprio l'attività tradizionale, il prodotto dell'allevamento del bestiame. Invece il diavolo è raffigurato nella chiesa di Sant'Antonio Abate, che è del 1300, è raffigurato questo diavolo che tenta Sant'Antonio Abate, ma tenta anche la popolazione, come si vede, come si è visto anche oggi, il diavolo tentatore che porta scompiglio. Quindi i 3 elementi del paese sono il diavolo, il formaggio e il ferro. E la trefamo una somianza!